Ed ecco l'occorrente per i nostri bellissimi angioletti dorati di carta, facilissimi anche da fare con i più piccoli. Della colla, che può essere anche della comunissima colla stick, io ho questa e uso questa. Una pallina piccola di Natale del colore della carta che scegliete. Io ho scelto qua una carta glitterata per il mio angioletto, quindi avrò bisogno di due fogli di carta 30 cm x 15 cm se la carta è solamente lavorata da una parte. Se è una carta che ha la fantasia da entrambi i lati, vi occorrerà la metà della carta, quindi un foglietto 15x15. Del nastrino io orpellerò con questo spumone sempre dorato, una matita potrebbe servirvi, un paio di forbici vi serviranno, un piccolo pezzo di nastrino, io l'ho scelto dorato perché il mio angioletto sarà dorato, colla a caldo e relativa stecca e cominciamo. Come prima cosa rendiamo il nostro foglietto 30x15 un foglietto 15x15 tutto dorato, quindi con della colla non facciamo altro che incollare le due parti della carta. Schiacciamo ben bene con le mani e lasciamo asciugare il nostro foglietto. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro. Adesso cominciamo a creare uno zig zag da 1 cm circa. Non c'è una misura prestabilita per fare lo zig zag, potete farlo a vostro gusto, come vi piace di più. A 1 cm la piegatura viene molto carina, quindi da una parte e dall'altra, stando attenti a farla sempre della misura esatta. E se rimane un pezzettino fuori, come in questo caso, lo tagliamo via. Adesso a 6 cm circa pieghiamo così e schiacciamo ben bene e con un poco di colla a caldo fissiamo la parte che stiamo piegando. Mezzo angioletto è fatto, facciamone anche l'altra metà. A questo punto mettiamo una striscia di colla a caldo anche sul lato lungo e uniamolo all'altro angioletto, all'altra parte dell'angioletto, così. Prendiamo una pallina e attacchiamola proprio qui all'incastro, quindi con la colla a caldo e i pezzettini di spumone abbelliamo il nostro angioletto. E adesso facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. A questo punto mettiamo il nostro laccettino e la nostra bellissima decorazione di carta e poco altro è bella e pronta. Un modo per rendere molto di più delle semplici mini palline. Che ne pensate? Fate un albero pieno di angeli o usateli come fermatopagliolo per Natale. Saranno bellissimi comunque. Ora vi lascio alle foto e vi auguro uno splendido Natale.